L'altra faccia della protesta, i caschi in testa e i cappucci neri che nascondono volti giovani e meno giovani. Sembra di stare fuori dallo stadio, invece è una delle piazze principali di Roma, Piazza del Popolo, per la seconda volta in pochi giorni scenario, ieri sera, dell'anima nera del dissenso. Nera perché ancora una volta a lanciare le bombe carta contro gli agenti, a dare fuoco ai cassonetti, qui sono stati militanti di estrema destra, di Forza Nuova, fermati con gli idranti. Tra di loro le forze dell'ordine hanno scovato anche qualche ultrà delle due squadre della capitale, quelli che appunto menano le mani fuori dallo stadio. Anime diverse in ogni città dove in questi giorni si è scesi in strada con manifestazioni sfociate in violenza. Linea comune è spesso la giovane età di chi è stato identificato e fermato, ragazzi di periferia che covano malcontento. Tra loro tanti minorenni, come è successo due sere fa a Milano, dove è stata fermata solo una ragazza legata al mondo anarchico. L'appartenenza politica c'entra poco o nulla anche con le vetrine rotte nelle vie del centro di Torino, con i saccheggi nei negozi di lusso, piccoli delinquenti con precedenti per rapine o furto che approfittano delle proteste per le chiusure decise dal governo. La violenza strumentalizza il legittimo dissenso, dice anche oggi il ministro dell'Interno, che lancia un appello a tutti i cittadini affinché prendano le distanze da chi devasta la città. Oggi il ministro ha convocato al Viminale la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza con tutti i vertici della Polizia, dei Servizi Segreti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Si cerca una strategia per contenere e prevenire azioni violente, ben sapendo che ce ne saranno ancora, perché ormai si sono messe in moto tutte le frange più pericolose. Il ministro le elenca una ad una: estremisti di destra e di sinistra, anarchici, ultra, piccoli malavitosi con precedenti penali, italiani e stranieri, fino agli appartenenti alla criminalità organizzata, come è successo qualche giorno fa a Napoli. Ogni realtà territoriale con le sue caratteristiche, sottolinea la Lamorgese. Una bomba potenzialmente esplosiva che si potrebbe disinnescare soprattutto cercando di dare il prima possibile gli indennizi a chi ha subito perdite, suggerisce ancora il ministro dell'Interno, che dice: il fattore tempo è fondamentale, non possiamo correre rischi.